Il vicepresidente della regione Michele Petraroia, al centro dell'incontro, le difficoltà della struttura a causa dei ritardi di pagamenti dovuti anche all'ASREM. Una sala piena, quella della fisiomedica Loretana di Toro, dove i suoi operatori sociosanitari, dirigenti e la proprietà accolgono il vicepresidente della regione ed assessore Michele Petraroia per cercare un intervento risolutivo da parte del nuovo esecutivo regionale dei problemi imputati principalmente ai ritardi dell'ASREM nel trasmettere i crediti dovuti alla struttura. Io come amministrazione regionale chiedo scusa ai collaboratori, ai dipendenti, alla dirigenza, alla proprietà di questa struttura, perché a causa di ritardi, di difficoltà della pubblica amministrazione ci sono una serie di disagi, disagi per le persone che non riescono a percepire entro i tempi stabiliti il salario, ritardi per la proprietà che deve individuare altre soluzioni per cercare di garantire la continuità anche del lavoro. Ed è solo grazie all'abnegazione, all'impegno, la dedizione dei lavoratori, dei medici, del personale infermieristico di questa struttura che malgrado i ritardi della Regione Molise è possibile continuare a offrire ai tanti pazienti che qui sono ricoverati e che vengono assistiti se gli stessi non vanno incontro a delle difficoltà. Intanto la proprietà garantisce la continuità del lavoro chiedendo che l'intervento diventi prassi costante per i futuri trasferimenti economici. Sicuramente è una situazione estremamente difficile, non ci sentiamo di condannare la regione e soprattutto la regione che oggi ci amministra perché è appena arrivata, quindi vogliamo dar tempo loro di riorganizzare l'intero sistema regionale. Sicuramente bisognerà affrontare una razionalizzazione e noi siamo disposti e disponibili a dialogare, anzi chiediamo questo dialogo con la Regione perché si addivenga ad un sistema che garantisca ai pazienti la continuità del servizio e alle famiglie dei nostri collaboratori una serenità nella percezione dello stipendio e del futuro.